Guarda un altro. Ecco un altro. Appena finito di dirlo. No, aiutatelo. Ciao fans, la seconda parte di questo viaggio era iniziata a metà del passo dello Stelvio, all'interno di una galleria a doppio senso, dove due pazzi hanno superato completamente in contromano senza vedere assolutamente nulla. Il viaggio, purtroppo, è proseguito su una strada molto trafficata, piena di motociclisti troppo spericolati. Infatti abbiamo subito diversi sorpassi, per dirla stando leggeri, abbastanza al limite. In più abbiamo trovato anche un raduno Subaru dove il genio ha parcheggiato dietro la curva completamente in mezzo alla strada. Dopo tutte queste disavventure siamo arrivati in cima al passo, dove abbiamo trovato più gente che in spiaggia a Rimini il giorno di Ferragosto. Dopo aver fatto le foto di rito siamo ripartiti in direzione Trentino e dopo pochi tornanti di discesa abbiamo visto cosa succede se si prende male una curva con una moto molto pesante. È proprio a questo punto che ci eravamo salutati, vi lasciamo quindi ora con la terza parte di questo viaggio. Buona visione! Occhio! Oh, aiutatelo! E come faccio a lasciarlo qua in discesa? Io non riesco a aiutarlo. Ok. Occhio che ti esce un po' di olio. Ok, sì, sì. I hope it goes. Ok. Mi domandavo come facesse la gente a cadere sui tornanti, l'ho visto in diretta. Guarda, guarda anche questi. Ma in effetti con la moto grossa è un casino, eh. Ah, ma sta andando sulla spinta? Ma non è lui, no, impossibile, mica ha preso un casino con la moto lì. Ah, ok. No, non penso che sia lui, ma va. No, no. La bici. Ah, ok, no, anche perché. Dai Luna, vieni qua che le pareggiamo. Senti quell'odore di miscela di motore elaborato. Mi è piaciuta la parte in cui ti ho detto 6 volte di venire qua di fianco e te ne sbatti. Non è che me ne sbatti. Arrivo. Ma siccome poi li monto io, è un c***o di casino se il pareggio è dopo 3 minuti che è accesa la roba. Arrivo, eh? Sì, ti sto aspettando. Ok. Bene, Fans, mi sono sempre chiesto come facesse la gente a stendersi sui tornanti in salita e niente, l'ho visto. Praticamente gli si è imballata la moto, probabilmente ha fatto il tornante in seconda, gli si è imballata, ha messo giù il piede e ovviamente in salita l'ha messo nel vuoto e basta. Poi è una moto che pesa 250 kg con le valigie e non la tieni più. L'unica volta che mi è capitato di avere i pantaloni che mi tirassero, che ho messo giù il piede, anche ho fatto fatica a toccare, non sono riuscito a tenere il 390, figurarsi un GS con le valigie, impossibile. Guarda un altro. Ecco un altro, appena finito di dirlo. Oh, no, aiutatelo. Aspetta che però qua. Ok, ce l'hanno fatta da soli. Ma oggi è la giornata. Oggi è la giornata, boh. Però adesso che è lì così cosa fanno? No, veramente, ma che ansia, che paura. Porca puttana. Niente. Noi andiamo. Sono loro? Sì.
vedi perché non voglio una moto così da turismo, eccetera? Perché poi è un casino andare in giro sulle strade strette. Col 390 è come andare in bici. Ma perché secondo me fanno i tornanti in seconda e sono stretti? Sì, vabbè, ok, può essere sicuramente che l'abbia fatto in seconda. Però può anche essere che l'abbia fatto in prima e, che ne so, ha trovato davanti la macchina o qualunque cosa. Eh beh, quello sì. E poi metti giù il piede e non la tieni quella moto lì, eh. Anche mio papà ha provato. Te l'ho detto, l'ho fatta cadere anch'io da fermo una volta. Ma non c'è niente da fare, cioè col 390 veramente è come andare in bici. E quindi fai inversione come vuoi, quando vuoi, in salita, in discesa. Comunque è US 124 999. Io non penso ne abbiano vendute tante di quelle macchine. Ma comunque, cioè, è improponibile scendere. Ma dobbiamo superare il pullman se vogliamo. E non posso più né scendere né salire. Mamma mia, che puzza. Mamma che puzza. Ma di cosa? Di bruciato, di gremo, di merda, non so. E lo supera così con cattiveria? No, se no veramente non, cioè, non passava più. Secondo me è il fotografo qua che fa le foto alla gente che si stende sul tornante. Anzi, lo sa e si mette apposta sul tornante dove cadono tutti. Vedo un c***o, vedo. Ma sei dietro il pullman? Bene, fan, sto aspettando Luna che è rimasta nel traffico. Non la sento neanche più dall'interfono. C'è il pullman che è incastrato nel tornante. Cosa? No, qui non ce la facciamo più andare giù, eh. Hai superato nel tornante? No, il pullman era incastrato nel tornante. E Luna, non ti sento, non è inutile che ti incazzi. E siamo ancora a 2320. Fanzo, prima volta per me in questa strada. Non l'ho mai fatta da questa parte qua. Eccola. Ci siamo, abbiamo superato. Eccola. Stiamo scendendo. Ah, sei qua. Mi sono fermato a aspettarvi, non vi vedevo più. Attenzione, riparte. Comunque è la mia prima volta che scendo da qua, Bugia, perché siamo scesi una volta fino all'albergo. Ah, fino all'albergo siamo scesi? Sì. Ah, pensavo prima. Luna Colombo è la memoria de ferro, come si dice a Roma. Qua asfalto in condizioni irrivedibili. Sì. Bestie, ma che cazzo ti fermi? Ma è fuori? Mica, sei fuori, oh! Ti sei fumato una siga! Comunque avevamo fatto inversione qua, se ben ricordi. Strudelspeck Canederli. I Canederli sono delle palle in brodo, tipo quelle della gente quando esce in moto ad agosto in tuta. Che schifo. Uguale, palle in brodo. Ma che schifo. Ops, non mi era entrata la marcia. Ho sentito un rumore strano, infatti. Bestia, un Porsche 911 Carrera T. Austria? Ah, se lo supera all'esterno. Ah, se lo supera il rettilineo. Vediamo se anche il camion si ribalta sul tornante. Porca vacca, se però è uno sbattimento andare in giro con sti robi. Guarda come devi andare, devi fare le curve. Ma poi se ti sale uno dall'altra parte, te sei rovina, eh. Fans, là c'è il ghiacciaio dove in estate fanno anche sci estivo, anche perché fare sci invernale in estate è difficile. Comunque qualcuno ha detto che stavamo parlando di strade,
qualcuno dice che lo Stelvio non è divertente. Certo, se salite da questa parte qua non è divertente, fa paura. Se salite dal lato lombardo, bello. Sì, è divertente anche perché ci sono dei punti dove si riesce ad andare un po' più forte, è più avvincente. Dico, ah, frena, accelera, tornante. No, ci dà, è più guidato, più fruibile. Comunque, fans, volevo dirvi che qua davanti abbiamo il nostro amico Andrea, la sua ragazza, Giorgia, e niente, ci accompagnano in questo giro, in questa domenica. Slalom qui, con la strada che è franata. Guarda, in Trentino ci sono già i fiori. Sali, che è la roba lì? Che macchina è quella roba lì? Oh signor, sembra quella di 007. Madonna, se è bassa, se ci hai lasciati che andrà su lì, casino. No, fans, dico così perché un paio di settimane fa mi sono abbassato per prendere il libretto della macchina nel portaoggetti. Ero in piedi dalla parte del passeggero, fitta tremenda la schiena, magari vi ricordate le storie. Sono rimasto lì bloccato, cioè è così a caso, senza motivo. 3 giorni di pastiglie per farmelo passare. Alla fine mi è passato, però brutta esperienza. E una delle cose più dolorose in assoluto era salire e scendere dalla macchina. Comunque da qua sotto, porca vacca, sei alta la montagna. Perché salendo da Bormio non ti rendi bene conto. Siete che Bormio è già più in alto. Ma quanti cavolo sono da questa parte? Mica me li ricordavo tutti sti tornanti. Ne sono tanti, cavolo. Sono 48 se non ricordo male. Yeah. 39. Ne mancano ancora 9. Occhio. Questo qua. Ma che? Ciao fans, Luna Colombo fa delle cose strane. Freddo. Peraltro ti ho sgamata proprio mentre ho fatto sta stronzata.